Nuova lezione, Hegel, seconda puntata, la dialettica è il propellente e l'ordine razionale dello spirito. Però dovevamo ancora terminare la spiegazione della triade dialettica fondamentale costitutiva dello spirito e quindi costitutiva di tutta la realtà. Eravamo appunto, abbiamo spiegato la natura, ma non abbiamo ancora spiegato lo spirito. Allora, lo spirito appunto è l'idea che torna in sé, ma senza eliminare, abbandonare il passaggio precedente, cioè quello della natura. Torna in sé portando in se stessa la natura, cioè portando la propria, anche il proprio auto mascheramento, la propria trasformazione, ma riaffermando il primato della razionalità, dell'ordine puramente razionale, del pensiero puramente razionale. In altri termini, che cos'è lo spirito? Poi in senso più specifico, lo spirito è il genere umano, è la specie umana, in quanto la specie umana classicamente, no, l'uomo classicamente è animale razionale, cioè è dotato, no, di un corpo, quindi ha una sua naturalità, ma questa naturalità è dominata, o quantomeno può essere dominata, dalla ragione, dalla pura razionalità. In un altro modo ancora, se naturalmente l'idea in sé è il polo soggettivo dello spirito e quindi dell'intera realtà, se la natura è il polo oggettivo, la natura, idea altra da sé, idea alienata, ne è il polo oggettivo, lo spirito è ovviamente la sintesi della polarità soggettiva e di quella oggettiva, naturalmente però con il primato relativo della soggettività, altrimenti non saremmo, lo spirito non sarebbe spirito, nel senso non sarebbe pensiero, ok? Ma è un pensiero concreto, è un pensiero oggettivo, è un pensiero che include la dimensione fisico, materiale, razionalizzandola completamente, ordinandola completamente in modo razionale, imprimendole, no, una completa razionalità soggettiva. A livello, è chiaro, ma forse adesso diventa più chiaro anche nel momento in cui vi riferisco, no, le figure filosofiche e teologiche alle quali Hegel rimanda come riferimenti, come analogie rispetto alla sua concezione dello spirito in senso forte, cioè in quanto idea tornata in sé. Allora, Hegel fa riferimento innanzitutto alla teoria dell'anamnesi di Platone, ovvero a quando il prigioniero liberato all'interno della caverna, no, si ricorda, comincia a ricordarsi, anamnesi, a ricordarsi di essere stato una pura psiche e di aver partecipato al mondo delle idee. Quindi in questa maniera, a mano che si ricorda, comincia il suo cammino di liberazione dalla prigione della caverna fino a uscire
fuori dalla caverna e a vedere il sole, che già sapete benissimo che cosa significa, ma Hegel rimanda a Plotino, cioè al cammino, vi ricordate, al cammino di liberazione dell'uomo caduto, dell'uomo fisico, che arriva fino all'estasi, no? Quindi lo spirito come idea che torna in sé ha il suo culmine in quella che Plotino, in quell'esperienza speciale che Plotino chiamava estasi. Ma soprattutto a livello sempre della teologia cristiana, Hegel paragona lo spirito come idea che torna in sé naturalmente alla risurrezione di Gesù Cristo, no? A Cristo, Dio che si è fatto uomo e morendo, come dire, ha negato la sua natura divina, e invece la sua natura divina riemerge perché appunto Cristo risorge, quindi la resurrezione, ma soprattutto poi la trasfigurazione, perché dopo la risurrezione, qualche tempo dopo, no, aver fatto qualche giro, questo viene raccontato nel Nuovo Testamento, sulla terra, dopo aver rivisto alcuni, no, dei suoi apostoli, Cristo si trasfigura, cioè torna in cielo, ma attenzione, con tutto il corpo, portando con sé il suo corpo, umano, ma un corpo umano trasfigurato. Significa, fuori di metafora per Hegel, completamente spiritualizzato, completamente divinizzato, potremmo dire sublimato, ma appunto pur sempre un corpo, no? Nel senso che secondo Hegel, nella sua interpretazione filosofica, questa figura teologica cristiana attesta appunto che la natura, la materialità è completamente inclusa nel pensiero puro, nella pura razionalità, ed è però inclusa, ma al tempo stesso compiutamente, completamente razionalizzata, completamente ricondotta alla razionalità, al pensiero puro. Ok? Bene. Avete qualche domanda? Vi riguardo, come siete sconvolti? No, abbastanza ancora vivi. Su, un po' di spirito! Cioè, su, coraggio! Allora, a questo punto passiamo all'argomento del giorno, anche se in realtà ci siamo già, perché no, questa relazione triadica è appunto una relazione dialettica. Dunque, la dialettica è, possiamo dire, l'essenza dello spirito, la caratteristica essenziale dello spirito, perché appunto è al tempo stesso il propellente, per così dire, il propellente dello spirito, nel senso che è il suo elemento dinamico, è ciò che rende lo spirito azione, svolgimento, sviluppo, potenziamento, uno sviluppo che è un continuo potenziamento, che è un continuo perfezionamento. Ma al tempo stesso, appunto, in quanto non è uno sviluppo neutro, è uno sviluppo perfezionamento, la dialettica è anche l'ordine, l'ordinamento razionale, il sempre più profondo, ampio e anche raffinato ordine razionale che lo spirito
si autocostruisce e quindi che, no, che, che conferisce alla realtà, in quanto la realtà, sappiamo, coincide con la razionalità dello spirito, con lo spirito almeno a livello essenziale, a livello fondamentale. Però scusi, sì. Mi si è bloccato tutto completamente, non ho sentito più. Ma allora Aurora, Aurora, mi dispiace, ma in questo caso poi ti puoi risentire la registrazione, lo sai che posto la registrazione. Va bene. Ok, tanto ti puoi anche sentire solo quel pezzetto, quindi non c'è problema. Allora, invece ci sono domande, altre domande di chiarimento? No. Allora, cosa è la dialettica? Adesso però vediamo in che cosa consiste la dialettica. Torniamo ancora una volta, inizialmente, in prima approssimazione, a Platone, alla dialettica di Platone. Vi ricorderete che la dialettica in Platone è la relazione che unisce tutte le idee del mondo delle idee e che appunto rende le idee un tutt'uno unitario. Un esempio di questa relazione può essere l'opposizione tra l'idea di vertebrato, l'idea di invertebrato. Quindi le idee sono, in quanto tra loro sono diverse, sono appunto opposte. No, in un certo senso hanno una relazione di negazione reciproca, perché chiaramente i vertebrati non sono gli invertebrati non sono i vertebrati. Banalissimo. Quindi innanzitutto la dialettica indica questa contrapposizione. Questo elemento, diciamo, possiamo anche dire conflittuale, logicamente conflittuale. Tuttavia, per Platone le due idee contrapposte si unificano in un'idea superiore che le include in sé entrambe, per esempio l'idea di animale. Quindi nell'idea di animale le due idee contrapposte invece si unificano, ok? Dunque, in questo senso, Hegel rinviene nella dialettica di Platone appunto la forma, quella che per lui è la forma elementare, il nucleo minimo della dialettica, appunto la relazione triadica costituita da due elementi che si contrappongono, che si negano vicendevolmente, e invece un terzo elemento che ne costituisce la conciliazione, l'unificazione. Ok? Come abbiamo visto appunto nell'esempio che esaminando la triade dialettica fondamentale, quella, attenzione, adesso possiamo capire, quella più ampia, quella infinita, quella universale, ma all'interno di questa triade dialettica che possiamo rappresentare appunto con un triangolo equilatero, anche se questo non è un triangolo equilatero, no, vi è una miriade di altre triadi dialettiche, più o meno ampie, appunto dalla più universale alla più particolare. Dunque, l'intera realtà in quanto è prodotta dallo spirito, è in quanto è spirito in autoproduzione, spirito che si autoproduce, l'intera realtà è una ragnatela, è una rete a maglie, possiamo dire, è una rete a maglie triadiche, più o meno grandi, ma tutte naturalmente connesse l'una all'altra, no? Appunto a formare una grande rete. La grande rete dialettica
con la quale Hegel ambisce a catturare tutta la realtà, cioè a spiegare filosoficamente tutta la realtà, qualsiasi aspetto della realtà. Se volete, no, un'altra metafora potrebbe essere sempre quella del puzzle, no? È la realtà, in questo senso per Hegel, è un grande puzzle fatto da tanti, però, da tante tessere, pezzi, tutti triadici, ma proprio per questo tutti perfettamente incastrabili gli uni con gli altri, fino appunto a formare un'unica realtà, un'unica compatta realtà. Scusi, prof. Sì. Queste triadi derivano dalla triade fondamentale? Sì, sono tutte diramazioni. Allora, pensa a una rete infinita triangolare e all'interno ci sono tante maglie tutte triangolari. Adesso, no, non, magari è così. Vediamo se riesco a combinarle. Più o meno, no? Ci siamo... Lo vedete? Non è che sia... Lo vedete? Parlate, se no io non riesco a capire. Qui un po'. Sì. Sì, lo vediamo. Ok, grazie. Ecco, facendo così si vede meglio. Forse Hegel da piccolo avrebbe voluto fare il pescatore, non so, quindi immagina la realtà come pesci triangolari. Va bene, smettiamo di dire sciocchezze e invece cerchiamo allora adesso di approfondire ancora un po', ovvero qual è quindi la forma? Allora, ogni triade dialettica ha un contenuto specifico, come adesso poi vi farò anche un esempio, ha un contenuto proprio, no? Per esempio può essere quella, non lo so, quella degli alberi, una triade dialettica, adesso lo dico così ma senza nessuna, tra conifere, ovvero sempreverdi, non sempreverdi e sa Dio, e in generale alberi no, ad alto fusto. Voglio dire che i contenuti di ogni triade sono diversi, ma la forma che una relazione dialettica triadica sia della massima ampiezza o della minima ampiezza, la forma è sempre la stessa. La forma è questa. Abbiamo appunto, o sarebbe dire ogni cosa, qualsiasi cosa, ma anche potremmo dire qualsiasi fenomeno, qualsiasi azione, qualsiasi interazione si basa, secondo Hegel, su una posizione immediata, cioè no, sul fatto che qualcosa è in sé, sull'essere in sé in un certo modo di qualcosa. Posizione immediata. Poi invece, necessario capovolgimento, necessaria contrapposizione. La dialettica è un passaggio necessario. Quindi contrapposizione nell'essere altro da sé. Cioè in qualcosa di opposto. Questo vale, no, sia per una singola cosa che nel suo sviluppo si contrappone a se stessa, sia tra una singola cosa e un'altra cosa. No, per esempio, appunto, un pino e invece un ciliegio, tanto per dirle. Quindi, contrapposizione e poi invece conciliazione, unificazione nell'essere tornato in sé. Tornato in sé, cioè tornato alla sua identità originaria, ma
portandosi dietro, includendo in se stesso la propria trasformazione, la propria autocontrapposizione, e quindi in questo senso arricchendosi, potenziandosi. Il ritorno in sé finale non è mai un ritorno al passato, è sempre un ritorno al futuro. E voi, conoscendo bene il film, credo, che ho citato, potete benissimo capire che cosa significhi. Ok, quindi questa, per così dire, è la formula magica della dialettica e quindi di tutte le cose. Notiamo che prima vi faccio un esempio. Allora, facciamo un esempio applicato a qualcosa. Applicato è un esempio che è una delle tante triadi che lo stesso Hegel poi spiega nella sua Enciclopedia delle Scienze Filosofiche, ma è una triade molto semplice che riguarda noi stessi, che riguarda l'antropologia, ovvero relativamente all'uomo, no? Una triade costitutiva dell'uomo è l'essere in sé, cioè l'infanzia. Ovvero, innanzitutto siamo dei bambini. La nostra identità primaria è un'identità fanciullesca. Poi diventiamo degli adolescenti e quindi alla fine diventiamo degli adulti. Allora, voi direte, ma dov'è la contrapposizione dialettica, la lecerazione, eccetera? Beh, una marea di libri di psicologia dell'età adolescenziale, non so se li avete letti, ma forse è qualcosa che avete provato voi stessi, comunque una marea di libri descrive appunto la trasformazione dell'adolescente che si sente appunto il contrario di quello che era prima, che quindi si sente, almeno inizialmente, di diventare addirittura un mostro. La metamorfosi di Kafka, l'avete letto quel meraviglioso racconto, La metamorfosi di Kafka, può essere interpretata appunto come, no, il simbolo della trasformazione adolescenziale, naturalmente portata alle estreme conseguenze, esasperata alla Kafka. Kafka non sarebbe Kafka se non esasperasse tutte le situazioni, ma questo ovviamente ha un altissimo valore poetico. Ok, mi viene in mente comunque, già che ci sono, una bellissima sentenza di Kafka: il romanzo, la lettura di un romanzo è l'ascia che spezza il ghiaccio che rinserra e congela il tuo cuore. Digressione a parte, allora, in ogni secondo Hegel, l'infanzia è una condizione di dipendenza, no? Il bambino è un uomo, ma totalmente dipendente dagli altri, totalmente dipendente dai suoi genitori, ma in generale dal contesto sociale nel quale è nato, nel quale vive. L'adolescente è colui che vuole rovesciare, negare questa condizione originaria di dipendenza per ottenere, conquistare l'indipendenza, ma all'inizio, no, la sua appunto contrapposizione è radicale, quindi sogna, mira per reazione alla situazione di dipendenza originaria,
no, mira ad una indipendenza assoluta. Quindi ecco la lacerazione. La lacerazione rispetto al proprio passato, quindi il rifiuto del proprio passato di bambino dipendente. E quindi, come spesso succede, il conflitto, spesso anche così pretestuoso ma necessario, con i genitori, con gli adulti, no, fino alle forme estreme di rifiuto del mondo adulto, del mondo così, così com'è. Salvo poi arrivare invece, tornare in sé. Ma attenzione, tornare in sé non vuol dire tornare bambini, no, vuol dire diventare adulti, cioè stabilire il giusto equilibrio tra dipendenza e indipendenza, ovvero no, sicuramente essere indipendenti, ma accettando comunque che ogni individuo, benché indipendente, benché libero, deve accettare le relazioni con gli altri individui e quindi i limiti che queste relazioni pongono, gli pongono, no, rispetto agli altri individui. Appunto, non, l'uomo non può esistere come un Robinson Crusoe, è un animale, poi vedremo, è un animale razionale sociale e quindi in questo senso l'adulto media tra indipendenza e dipendenza, no? Accetta comunque parzialmente la dipendenza rispetto alla propria situazione sociale. Spero che abbiate capito. Concludo più in generale, no? Che forse così possiamo anche capire una eventuale implicazione psicologica della dialettica hegeliana, nel senso che la possiamo anche interpretare anche sulla scorta di quello che abbiamo detto a livello psicologico, cioè il messaggio qual è, riferito in questo senso a ogni uomo: non possiamo diventare pienamente noi stessi, nessuno di noi può diventare pienamente se stesso se rimane cristallizzato, congelato, no, in quello che all'inizio è o anche in quello che in un certo momento è. Bisogna sempre, continuamente, negare ciò che si è raggiunto per poter arrivare a un livello più alto. Quindi bisogna, in un certo senso, accettare un'autonegazione, un'autodistruzione, cioè la famosa lacerazione, che è il termine usato da Hegel, per svilupparci ulteriormente. Quindi, in un certo senso, poi, adesso mi viene in mente un'altra citazione di film, solo chi cade può risorgere, sarebbe questo, solo chi cade può risorgere. Più o meno, va bene. Questo è lo spirito. Allora, ci siete 11:20, qualche domanda dell'ultimo secondo? No. Allora vi rimando a domani. Ci rivediamo domani. Buon intervallo. Ciao. Ciao.